numeri che veramente si sta facendo mezzanotte, va. 20, la vernaccia. Chi lo bomba? Ogni anno cacciano una bombarda nuova. Che hai fatto sentire, si complete? Questa è quello che ce la comandano. Andate in visita senza fare troppo rumore. Loro si accorgono della vostra presenza, con l'udito e con l'offerta. E tu sai che sparate sta vernaccia! E non mi sono potuto trattenere, quello è uscito in 20! E quando ti sei trattenuto, vanno a fare via fuori le vernacce! E manca una vernaccia a capodanno, se mamma fa! E che se crea? Quello si confonde con gli altri botti, si confonde! Quando mi ricordassi. Trovi? Qua siamo bene, siamo felici. Ve la posso fare una domanda? Che dice dopo la verità? Una domanda è lecita, ma la risposta interrompe il colloquio, Ma ce la possiamo far fare? Il regolamento lo vieta. Facci mangiare la fa, tanto dopo ce ne dobbiamo andare. Ma sì, che c'è un po'. Posso? Quando vengo a stare con voi? Presto. Molto presto. Grazie. Mi hai fatto giocare a tombolo con mamma e papà. Ah, che ci vuole, basta così poco. Quattro cartelle da ciascuna. Papà, te lo ricordi a papà? Aveva una vernaccia epica. Faceva cadere le mura di Gerico. Gli amici lo chiamavano apposta. Figurate che una volta a via Roma un amico gli chiese di fare una vernaccia contro un conoscente. Contro? E certo, perché la vernaccia è un'arma contundente che si punta contro qualcuno. Papà consente e l'amico chiama ad alta voce il conoscente che stava dall'altra parte del marciapiede. Nome e cognome. Quello non fa in tempo a voltarsi che papà gli scarica una di quelle sue cannonate. Un tuono di marzo. Si fermò il traffico. La gente si voltava per capire da dove era partita la bombarda. Ma papà svelto già si era incamminato. Il conoscente rimase imbalsamato sopra al marciapiede. Ma quando mai? Quello stanno esagerando, sarà stato uno sberletto. Ma sì, quello lo sai fare, non mi alzare. E chi lo sta esagerando? Ah. Guarda, avevo una vernacchia leggendaria. Esagerato, guarda, non me l'ha mai voluto insegnare, guarda, mai voluto insegnare. Prendeva fiato, metteva la mano sulla bocca e in due secondi scaricava tutto il concentrato. Io ci ho provato un sacco di volte. Ma che dici? Uè, sta scoppiando mezzanotte e come passa per andare? Uno, l'Italia! Tombola! Mamma e papà hanno fatto tombola dallo stesso numero! Per una volta hanno avuto lo stesso gusto! Ringraziamo per la bella serata!